Eccomi, eccomi, eccomi! Buonasera amici e amiche rossoneri, ragazzuoli e ragazzuole belle, buona serata di questo venerdì 9 agosto, caldissimo, ore 19.06, mentre registro, ore 7.06 della sera, e buon sabato notte di San Lorenzo, 10 agosto se mi vede il giorno dopo. Allora ragazzi, partiamo a razzo. Avete visto i protagonisti della copertina di questo video, lo stadio San Siro, la Mersonoia e la conferenza stampa di Morata con Ibrahimovic. Parliamoci chiaro, sul discorso San Siro oggi c'è stata confusione, la confusione l'ho fatta anch'io nel mio Instagram privato col post che ho lasciato a chi mi segue, ma ragazzi adesso faccio una precisazione, perché è venuta fuori la verità sulla lettera di Inter e Milan al comune di Milano. Io adesso vi faccio un succo e vi dico state calmi, perché anch'io stesso oggi sono andato in agitazione perché ho detto ma che cacchio sta succedendo qua? Che il Milan e l'Inter vogliono andare a San Siro e basta? Non è così, adesso ve lo spiego. Bene, allora ragazzi, partiamo a razzo, ripeto perché fa caldo da andare in doccia che non ce la faccio più. È così, ragazzi, è così. Fa caldo, tante cose da fare. Anzi, a proposito, lo vedete questo pannello qua con la sciarpa? Forse da domani, se ci vediamo per un breve video, se ci sono notizie interessanti domani, se no ci vediamo lunedì sera, domani se faccio il video di sabato, se c'è una notizia interessante sarà un video breve. Comunque questo pannello qua non lo vedete più ragazzi, mi dispiace, ma anche la sciarpa non la vedete più, vedrete solo ancora il pezzo grigio per poco e poi vi saluta anche quello. Dietro le mie spalle ci sarà tutta una configurazione nuova, lo ripeto, ci sono lavori in corso qua nel mio studio, mi sto facendo un mazzo tanto, non è un lavoro semplice perché ho riformato tutto lo studio, voi non lo vedete perché vedete solo questo spazio qua che vedete, però dietro vedrete dei pannelli fonoassorbenti esagonali con delle punteggiature blu e bianchi, di cui vedrete altro, insomma vedrete anche qualcosa di interessante, aspettate. Questo è un gadget che mi porta fortuna e non c'entra niente con i corn, però... Vabbè ragazzi, ragazzuoli belli, dai, partiamo a razzo, parliamo del nostro Milan, Wagner e May. Allora, Adli è in uscita, parliamoci chiaro, bisogna sempre vedere se il ragazzo non ci mette il bastone tra le ruote, se non farà la fine... Io è il consiglio che do ad Adli, gli vorremmo sempre bene. Oggi ad esempio si è fatto fotografare con Reinders sul lago di Como, in una villa a picco sul lago di Como, in piscina, dentro la piscina insieme a Riders, che nuotava. Gli vorremmo sempre bene, però speriamo che faccia la scelta migliore, perché sennò rischia di diventare Balotelli 2 la vendetta e Origi la vendetta. Dalla Premier arrivano, oltre al Bradford, udite udite, offerte dall'Leicester e dal Nottingham Forest. E il Milan chiede 14 milioni di euro trattabili, che corrisponde alla cifra che il Bradford ha offerto, cioè di 12 milioni di euro. Allora ragazzi, oggi abemus due papam. Allora, praticamente uno è Morata, grandissimo, e l'altro è Emerson Royale. Adesso vi dirò qualcosa di Emerson Royale. Prima partiamo con Morata. Oggi è stato presentato da Ibrahimovic e poi Morata si è affacciato alla finestra del nuovo store di Via Dante a Milano. Un casino di tifosi ad accoglierlo, grandissimi. E vi dico un passaggio che mi ha abbastanza colpito di Morata, oltre alle parole di Ibrahimovic che potete leggere anche voi, ma comunque Ibrahimovic ha dato il benvenuto al capitano della nazionale spagnola, campione d'Europa, e ha detto che è un giocatore che il Milan ha cercato fortemente quando ha saputo che poteva liberarsi dall'Atletico di Madrid, e praticamente Ibrahimovic ci ha fatto capire che avevamo bisogno proprio di un uomo del genere per dare il giusto carisma all'interno dello spogliatoio del Milan. Ovvio che abbiamo capito tutti, sappiamo tutti che Morata non è il goleador da 30-40 gol, ma come lui stesso Morata ha detto, non serve questo per essere grandi giocatori all'interno di una grande club, ma trascinare il resto della squadra, e ha perfettamente ragione Morata. Hai capito, testina? Allora, Morata oggi ha dichiarato questo, un passaggio che mi ha colpito, ve lo leggo. Ibra è uno dei miei più grandi idoli, uno dei miei più grandi idoli. Sempre tramite gli amici gli chiedevo tutto. Mi fa sognare stare accanto a lui, ho sentito Kakà, ho parlato con Sheva, Pato e David Beckham. Mi ha detto che si vede che c'è qualcosa di diverso nel Milan. Nella storia del calcio una grande parte è stata scritta qui. Benvenuto Alvaro Morata. Allora ragazzi, Emerson Royale, io sono contentissimo di questo arrivo.
Online, chi vi ha imboccato che Emerson Royal è un bidone del Tottenham, vi siete fatti incantare da parole farlocche, da parole bugiarde e strabugiarde. Adesso vi leggo perché. Nella mia sezione community di questo canale, cliccate, andate su home, in questo canale, cliccate il mio nome, andate su home, cliccate community, vi posto il grafico che spiega perché Emerson Royal è un grande giocatore che arriva al Milan come terzino destro. Avete capito? Allora, è ufficiale, 15 milioni di euro di base fissa più bonus. Cosa avevo detto circa 2 settimane fa? Emerson Royal al Milan per 18 milioni di euro. Le mie notizie ultimamente sono certificate. È da 1 mese e mezzo che la possibilità di avere notizie certificate. Come il vostro Alex vi ha detto. 15 milioni di euro, voi avete letto 15 milioni di euro, ma in realtà ci sono i bonus 18. Allora, Emerson Royal arriva domenica, visite mediche lunedì mattina, indosserà la maglia numero 22, sto leggendo la mia scaletta. In Premier, ecco perché è forte Emerson Royal, in Premier League, che lui è lì al Tottenham dal 2022, dalla stagione 2021-2022, è secondo in Inghilterra in Premier per duelli vinti in 90 minuti. Avete visto testine? E vi metto nella sezione community il post del grafico di perché Emerson Royal è secondo, cioè i numeri riportati. Avete capito? Voi vi siete fatti imbambolare da quelli che di calcio non ci capiscono niente. Tutti, quelli che vanno a qualsiasi trasmissione televisiva e che scrivono su qualsiasi giornale cartaceo online, vi siete fatti solo incantare. Non vi dovete far prendere in giro come dei fessi. Dovete capirla che questo mondo è una grande bugia, dove la maggior parte dicono solo cazzate e punto e a capo. Avete capito qual è la verità? Grande Emerson Royal, benvenuto al Milan. Milan, sei grande, io sono contento. Adesso vi parlo anche di Fofana, Hermoso e poi per ultimo San Siro, perché su San Siro vi faccio il sunto di qual è la verità di quello che è successo oggi. Allora, Fofana, oggi si sa che il Monaco in realtà ha sparato alto per 35 milioni di euro. Ho indagato su questa notizia e in effetti come faccio a non crederci? La notizia sembra vera che il Monaco in realtà non punta ai 35, punta ai 25. Il Milan si è fermato a 17 milioni di euro per Fofana, un centrocampista forte, il che sì più giovane, lo ripeto, che ha scadenza di contratto tra meno di 10 mesi, cioè il 30 giugno 2025. E pagarlo 17 milioni di euro, caro Monaco, è già una mazzata di cifra. Parliamoci chiaro, se Moncada offre 17 più bonus per arrivare a 20, voi dovete darcelo punto a capo, non rompete le palle, grazie. Per cui Moncada oggi ha riaperto il dialogo con il Monaco. Se il Monaco farà muro e dice io meno dei 25 non lo cedo, allora si andrà su Koné, come già vi ho detto. Oggi a Milano c'era l'agente di Hermoso. Ragazzi, vi voglio dire che l'Inter dalle amichevole ne è uscita fuori a pezzi, siccome gli interisti un po' chiacchieroni anche loro, come loro che fanno la storiella milanista chiacchierone, ma a quanto pare sono chiacchieroni anche loro. Ci hanno preso in giro per il tour americano della prima partita che abbiamo fatto contro il Manchester City, alla seconda partita vinta contro il Madrid sono stati zitti, alla terza partita vinta ai rigori contro il Barcellona non hanno più parlato del tutto gli interisti, e praticamente loro invece con la Lealtad hanno preso mazzate, hanno giocato con la Spalma sulla pergolettese, ma chi se ne frega, poche parole, la squadra a mezza incerottata, ce l'hanno sua morte con Correa, De Vries si è fatto male, ecco perché molto probabilmente Hermoso andrà all'Inter, non verrà a Milan, però mai dire mai. Bene, adesso parliamo sulla storia di San Siro e poi vi saluto. Allora ragazzi, parliamoci molto chiaramente, oggi io lo dico nel rispetto del ruolo del sindaco Giuseppe Sala di Milano, perché devo avere sempre rispetto del ruolo delle persone, ma lui oggi ha fatto una furbata che a me non è piaciuta, ha fatto una dichiarazione, il sindaco Sala, o se non lui, qualche suo comunicatore, qualche persona all'interno del comune che ha rivelato queste parole, della serie che Inter e Milan praticamente vogliono lo stadio di San Siro, cioè vogliono comprare il suolo, vogliono comprare lo stadio, il suolo e tutto questo per essere proprietari di San Siro. Praticamente dal comune, se non direttamente da sindaco Sala, mi sono dovuto correggere perché molto probabilmente non è lui che ha detto queste parole, ma comunque è uscita fuori comunque dalla maggioranza del sindaco Sala, il Milan e Inter vogliono fare questo colpo grosso, prendere San Siro, cioè sconfessare tutto quello che è stato fatto fino adesso, sconfessare il terreno
comprato per più di 20 milioni di euro dal Milan. Sconfessare il milione di euro pagati per il progetto, insomma un casino. Quelli dell'Inter cosa hanno fatto fino ad oggi? Non lo so ancora. Ma noi del Milan abbiamo fatto, abbiamo già tirato fuori dei soldi. Allora io sono andato praticamente, non dico in panico, ma quasi. E ho messo un post della serie, ma che cazzo sta combinando? Che cazzo sta succedendo qua? Cioè solo in Italia succedono queste schifezze dove il Milan decide una cosa e poi fa tutto il contrario. E no, io mi stavo quasi incazzando come una belva disumana oggi. Poi viene fuori la verità. E la verità comunque l'ha rivelata in parte Calcio e Finanza e poi anche altri giornalisti seri. Cioè praticamente ho scavato una notizia perché... appena mi si è acceso il campanello ho detto andiamo a vedere se è vera questa cosa qua e difatti guarda caso il mio sesto senso non da uomo ragno ma da Alex Cuore Rossonero 2.0 ha funzionato bene. Praticamente oggi è arrivata praticamente stamattina presto la lettera di Milan e Inter, che non c'è solo San Siro nella lettera del comune di Milano, cioè interesse per il progetto di riqualificazione, di rifacimento di San Siro, di WeBuild, che ha deciso il comune di Milano di dare a loro la rifacimento di San Siro e tutti gli altri competitor sono andati a finire. Cioè esiste solo WeBuild in Italia, ma non si sa. Vabbè, comunque... E Milan e Inter scrivono questa lettera al Comune di Milano che non c'è solo San Siro, questa è la verità, quella che vi sto dicendo adesso, per cui non un'apertura solo su San Siro della serie, compriamo San Siro, prendiamo l'uso del suolo e tutto il resto, ma mettere nero su bianco che Milan e Inter tengono aperte tutte le opzioni a partire da San Donato e Rozzano, San Donato per il Milan e Rozzano per l'Inter. Cioè questi del Comune di Milano, e io non sto dicendo una castroneria, hanno fatto circolare una voce che Milan e Inter volevano comprare San Siro e il suolo, quando invece non è vero. Hanno detto una verità a metà, quando oggi invece Calcio Finanza e altri hanno specificato che hanno spiegato nella lettera scritta al Comune sì che sono interessati ad ascoltare WeBuild, tutte le opzioni, ma rimangono aperte quelle che sono i cantieri San Donato e Rozzano. È chiaro qual è la verità? La verità è che quelli del Comune di Milano ci hanno provato. Chiaro qual è il concetto? Senza offendere quelli del Comune di Milano, loro fanno quel cacchio che vogliono portando l'acqua al loro mulino, ci mancherebbe. Però la verità era a metà, l'altra verità ve l'ho detta io adesso, punto e capo. Questo è tutto, perché io oggi mi sono allarmato, ho detto che cacchio sta succedendo, cioè l'Italia è la solita storia. Ragazzi, forza Mina sempre, comunque ovunque sono contento dell'arrivo di Royal e della presentazione di Morata. Ciao.